Terme Idrauliche RV, io sono Chiara. Oggi parliamo della differenza tra le bombole CO2 monouso con attacco M11x1 ad uso alimentare e le bombole M10x1. Spesso ci chiedete qual è la differenza tra queste due bombole. Queste due bombole sono praticamente identiche, sono prodotte da due produttori differenti ed è per questo che hanno le due etichette diverse. Sono due bombole CO2 per realizzare acqua frizzante da 600 grammi monouso, quindi usa e getta e non ricaricabili, con attacco M11x1. L'attacco M11x1 identifica il filetto della bombola, quindi in questo caso per l'appunto è un filetto da 11 mm. L'altra bombola, sempre disponibile per l'acquisto sul nostro store www.termidraulicarv.com, è la bombola CO2 per uso acquario M10x1 da 600 grammi monouso. Anche in questo caso quindi ci troviamo di fronte ad una bombola che non è ricaricabile, ma una volta finita va semplicemente smaltita. M10x1 quindi significa praticamente che il filetto in questo caso è da 10 mm, ok? E come dicevamo prima va smaltita una volta ultimata. Come per le M11 anche le M10 vanno smaltite con la plastica e i metalli secondo le direttive praticamente della differenziata del proprio comune di appartenenza. Ora vediamo più nel dettaglio come avvitare il riduttore di pressione CO2 sulla bombola M11x1. In questo caso abbiamo preso un riduttore di pressione CO2 con un manometro che ci indica quindi la quantità di CO2 che abbiamo in uscita e con attacco M11x1 per l'appunto, adatto quindi alla bombola ad uso alimentare che abbiamo visto poc'anzi e che abbiamo qui, e tramite la testina è regolabile in pratica il grado di frizzantezza dell'acqua, quindi andremo ad aumentare o diminuire la quantità di CO2 che vogliamo erogare. La prima cosa da fare è chiudere il riduttore di pressione, va semplicemente girata la valvolina dal più verso il meno che è indicato, quindi così l'abbiamo chiuso del tutto, e andiamo ad avvitare il riduttore di pressione sulla nostra bombola. Non preoccupatevi se sentite una leggera fuoriuscita di CO2 perché è normale, l'importante è avvitare fino ad arrivare a battuta, in questo modo per l'appunto. Ok, stiamo avvitando. Sentite? Ecco, continuate ad avvitare fin tanto che non avrete avvitato bene. A questo punto potrete aprire il riduttore di pressione. In questo caso ovviamente sentiamo una fuoriuscita perché non è collegato, diciamo, al macchinario. È molto facile una volta finita la bombola, quindi ovviamente chiudiamo il nostro riduttore di pressione e lo andiamo a svitare. Ok. E siamo pronti per inserire una nuova bombola. CO2. Abbiamo visto questo riduttore di pressione, ma ovviamente ce ne sono tanti altri. Abbiamo anche micro riduttori, quindi senza la presenza del manometro. In questo caso, diciamo, abbiamo anche minore ingombro e possono essere inseriti anche all'interno del macchinario. Oggi abbiamo parlato quindi delle bombole CO2 monouso. Continuate a seguirci perché nel prossimo video parleremo delle bombole CO2 ricaricabili. Siamo sempre qui a Termoidraulica RV, grazie e alla prossima, ciao!